Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospiti Luca e Anita Mastromattei. Ciao. Grazie, Anita, ben Riccardo, arrivata. Per l'invito. Ciao, ciao Luca, buonasera. Sigla. Ben arrivati. Grazie. Avete trovato traffico? No. No. Come state? Male, tutto bene, grazie. Benissimo, grazie dell'invito. Un saluto a tutti che ci stanno ascoltando. Anita, parliamo prima di te. Tu lavori a Radio Parsifal. Sì. Tu Luca invece? Io faccio il cuoco. Bellissimo. Chef. Cuoco chef. È un po' riduttivo, è diciamo. Riduttivo. Tutte e due. Tutte e due. Ma ti senti più chef o più cuoco? No, più cuoco. Più cuoco, sei un po' più... Famo destini. Più cuoco, sì. Più cuoco, sì. Sono sì. Cuoco. Benissimo. Benissimo. Sì. Quest'anno poi, tra l'altro, ha avuto l'opportunità di ritornare sul mare insieme, anche con sua moglie, la sottoscritta, anche la mia famiglia, tutti quanti al mare, siamo tornati però purtroppo non a Pescara ma a Montesilvano. E ci ha ospitato e ci ospita, ci continua a ospitare anche d'inverno, Luna Rossa, lo stabilimento Luna Rossa, dove abbiamo potuto riesprimere quello che è il concetto di papà, di Eriberto. Infatti. Sì, c'è stato un richiamo, diciamo. Sì. Il mare in modo casuale, però comunque è successa questa cosa che ci ha un po' riunito e riportato. Bella battigia. Questa cosa. Sì, 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 sicuramente. Perché vostro papà era, sì. Credo, non si sa più quale aggettivo per descrivere quest'uomo straordinario che rappresentava Pescara. Perché quando arrivai io qua in Abruzzo, mi parlarono di vostro papà, io lo conobbi solamente una volta, una sera che era seduto in uno stabilimento, non il suo, ed ero con un amico, me lo presentarono e persona veramente molto particolare. Io lo ricordo veramente poco perché l'ho conosciuto una volta, ma tutti i miei amici ne parlano come l'uomo Pescara, Eriberto. Un uomo incredibile. Pescara, in effetti, anche oggi la sua presenza si continua ad avere. È vero, persiste. Sono queste persone, le chiamiamo le immortali, che è il sì. Suo nome, è come se ci fosse, perché tutti sì, ne sì. parlano, tutti ne parlano con molto affetto,
tutti ne parlano con un'enorme simpatia. Io ho avuto ospite qua qualche settimana fa, Gianni Santomo, e lui appunto, anche lui, che ricordo, io adoro, gli voglio un bene pazzo, proprio anche perché rivedo in lui i suoi modi, la sua follia, il suo modo estroverso di porsi con gli altri. Quindi io spesso lo vado a trovare lì al lago, all'Hot Lake, proprio perché me lo sento un po' più vicino, papà, stando vicino a lui. Bella questa cosa, eh? Il virus ha contagiato il virus di papà ha contagiato anche altre persone. Sì, sì. Chi con più fatica, chi con meno. C'è stata questa onda anomala, che papà fondamentalmente è stata un'onda anomala. Un'onda anomala. Che ha travolto poi. Ma se vogliamo, comunque non è solo il fatto di parlarne, io dico che la sua presenza comunque, oltre al fatto di fa sentire sempre, non solo nel ricordo degli amici, ma anche quello che è oggi la città, soprattutto d'estate, come si esprime, e l'evoluzione che ha avuto negli anni, e c'è lui dentro. È vero. Sì. No? Nella vitalità che oggi ha la città. Te lo dico città. Da spettatore, è vero. Quello che dici sono delle parole bellissime, è proprio vero. La sua barca, che adesso sì, davanti al Jumbo. E soprattutto le sue sregolatezze sono state le medaglie, quelle vere. È vero. Cioè, tu però non mi sembri tanto sregolato. Mi sembri più inquadrato. Sembra. Poi dopo, ognuno c'ha la follia. Però c'è un po' di... Avete un po' di questa follia positiva, perché sì, parliamo sì, di una follia positiva, poi questa creatività. Sì. Noi siamo tre fratelli, poi ognuno la investe, questa follia, in maniera diversa. Sì. Dei tre fratelli... È assente il primogenito Erminio, che salutiamo, che sicuramente ci guarderà, che oggi non è potuto per un motivo personale essere qui con noi, e lui è il primogenito, siamo io e Erminio figli di primo letto e figlio di secondo letto. Io faccio parte della... E infatti il più piccolo, ci portiamo 16 anni di differenza, non si vede. Si vede assolutamente. Però diciamo che detta io l'aiuto, però beh certo, io l'aiuto, tu l'aiuti, ho il dovere tu di aiutare un po', lei si abbassa un po', certo, cioè, come famiglia, ci mancherebbe. Però diciamo che Eriberta è lei, assolutamente sì, è quella che rispecchia più il carattere istrionico del papà, assolutamente sì. Però siamo stati tutti diciamo e tre ostaggi, sì. Se me lo se mi consentite vanto il privilegio di aver acquisito tutti i lati positivi di mamma, in quanto moglie, in quanto mamma, in quanto donna di famiglia, generosa, e tutti i requisiti, le cose istrioniche di papà, se vogliamo, i lati positivi di papà. Che conosciamo, quindi esatto, quindi tutto il resto, io e mio fratello, tutto il resto ve lo siete spartiti, un po' tu e un po' tuo fratello. Lei ha preso tutto, io ho preso, ho fatto il concentrato del meglio. Che ricordo avete di papà? Diciamo che comunque noi siamo l'espressione, credo che sia veramente difficile concentrare un ricordo di papà, perché sono troppi o tanti. Di ricordi ce ne sono tanti, positivi, negativi, formativi. Molto formativi. Tu sei stato più coccolato come piccolo? Allora, diciamo così, che forse noi non, ci siamo vissuti, papà... Bisognerebbe capire a che età avrei preso coscienza io di essere coccolato. Perché... In un'età dove papà era giovanissimo, separato, e quindi ancora aitante, ancora effervescente, il concentrato dell'effervescenza, e quindi ci siamo vissuti anche quell'epoca storica, mitica. Lui ha vissuto un Eriberto un po' più maturo, con un'esperienza, con delle delusioni anche, se vogliamo, quindi grande, adulto, seppur sempre la vena quella diciamo istrionica. Non l'abbandonava, non l'ha mai abbandonato fino alla fine,
però comunque se vogliamo le esperienze sono servite a qualcosa, e lui comunque piccolino se l'è bello coccolato e se l'è tenuto secondo molto me vicino. Se l'è coccolato di più. Ci sta. Noi abbiamo vissuto quel momento di separazione e lui però era, devo dire che era perennemente presente, veniva a suonare alle 6 di mattina per farci giocare a tennis, veniva a prenderci a scuola per portarci con lui, con tutti i suoi amici a cena, a pranzo fuori, poi a cena, insomma... Era abbastanza distratto anche da... però noi c'eravamo sempre, eravamo i suoi cuccioli, poi siamo cresciuti e è toccato a lui dopo il passo di stargli vicino, gli abbiamo passato il testimone. L'estintore è un po' esploso. E comunque probabilmente lui, ai bambini sono sempre piaciuti, perlomeno i suoi. Ha dimostrato anche come... Perlomeno i suoi? Sì, è una bella affermazione. Perché comunque l'ha dimostrato anche con i nipoti. Quando è nata mia figlia, che adesso ha quasi 20 anni, è impazzito insieme a lui, sì, pure che ne aveva 16. Allora, sì, perché sono... attualmente, perché? Diciamo, papà Eriberto avrebbe tre nipoti, giusto? Tre nipoti. Sì. Due, Lorenzo e Federico di Erminio, io una, Giulia, e lui sta quasi... Diciamo, dietro questa maschera, tra virgolette, di sregolatezza, irruenza, a volte anche dettata dalla sua voglia di fare, c'è una scatola nera dove custodiva un animo, diciamo, raffinato, umile, con certi codici, e usava... Non sono certo di questo. In maniera equilibrata entrambe. E, disse Gianni Santomo, visto che l'abbiamo citato, nel libro che poi presenterà mia sorella, secondo me tuo padre, quando uscì questo libro, si sta facendo un sacco di risate per tutti gli elogi che le persone gli fanno, diciamo anche questo. Certo. E quindi... Sì, perché comunque in effetti poi... essere parente stretto di un personaggio che era più personaggio che padre, diciamo, e tante volte rimane scomodo, insomma, per noi. Io lo volevo più papà che personaggio, e per questo c'era anche un rapporto conflittuale, diciamo, con lui. È stata le persone che l'hanno creato personaggio, perché lui in realtà... Non è proprio così. Che lui comunque si è posto da sempre, da ragazzino, come personaggio, con il tuffo dal ponte, cioè faceva la verticale sopra la croce di Sant'Antonio, la chiesa di Sant'Antonio, se avete presente, c'è la croce, lui faceva la verticale lì, e i miei nonni si facevano il segno della croce, non sapevano, 7 figli, lui quella il vera. Settimo, l'ultimo quella figlio, il più piccolo, super coccolato, e tutti gli altri avevano studiato, lui non voleva studiare, lo attaccavano alla sedia, mio nonno lo attaccava alla sedia, non ce l'ha fatta. Questo grande amore per il mare che mio nonno ha compreso ha fatto sì che lo portassero in spiaggia. Mio nonno si è preoccupato lui di fargli prendere questo pezzo di spiaggia allora in gestione, che poi divenne lo scialle più bello della costa. È vero, dove poi tutta, diciamo, la Pescara Bene si riversava in questo, esatto, stabilimento. C'era un effetto calamita proprio. Poi c'era, era l'unico, diciamo, a parte il... i campi da tennis che stavano in centro, lì al Florida, c'erano i suoi campi da tennis, poi sul mare, bellissimi. Sentite, questo format prevede che a metà della trasmissione noi abbiamo un cantante, un giovane, Andrea Del Rosso, che ormai abbiamo adottato, perché noi non potremmo più fare questa trasmissione senza di lui, perché è straordinario, che dedica all'ospite, in questo caso agli ospiti, una canzone. Andrea, che canzone dedichi questa sera? Allora, visto che si parla di grandi personaggi, ho scelto un brano di un grande della musica italiana come Pino Daniele, che ancora oggi riesce ad emozionare attraverso le sue canzoni. Dubbi non ho, Pino Daniele.
Io che non seguo il mio cuore, perché so già dove porterà. Fra milioni di persone lui ha scelto te e non ti tradirà. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. In amore non c'è ragione, perché dubbi non ho, perché dubbi non ho. Mai e nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Mai, mai nessuna è grande come te, che metti i tuoi sogni dentro ai miei e riesci ad essere sempre come sei, come sei. Forse seguirò il mio cuore, o forse l'ho seguito già. In amore non c'è ragione, perché dubbi non ha, perché dubbi non ha. Mai nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Mai, mai nessuna è grande come te, che metti i tuoi sogni dentro ai miei e riesci ad essere sempre come sei, come sei, come sei. Nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Mai, mai nessuna è grande come te, che metti i tuoi sogni dentro ai miei e riesci ad essere sempre come sei. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla.
aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Riprendiamo dopo la canzone di Andrea. Andrea, questa sera mi hai stupito con Pino Daniele. Grazie. Mi è piaciuto molto, sì. Ormai è lanciato, dobbiamo portarlo a Sanremo questo ragazzo. Dobbiamo trovargli un procuratore per portarlo a... C'è il procuratore nel calcio, nei cantanti? Io spero, guarda, a Sanremo ci andiamo io e te, se tu mi accompagni... Ti accompagno io, cioè, c'ho qualche conoscenza nell'ambiente. Cioè. Luciano, tutto lo staff, esatto. Sono tutti quanti a Sanremo. Esatto. E li saluto. Allora, parliamo di questa tua passione per la cucina. Nata da bambino? Nata da bambino, sì, sia in ambiente casalingo, però poi anche nel ristorante di famiglia, quindi abbiamo iniziato, diciamo, a fare le pizze, gli arrosticini, perché diciamo pure che papà è stato uno dei primi a portare anche gli arrosticini sul mare, quando diciamo sembrava una cosa quasi che nessuno ci voleva credere, eppure insomma c'erano file e file di decine di metri. Poi ho fatto la scuola. E ho fatto la scuola, ho fatto l'anno di militare, dopo quello vero, ho fatto con mio padre, ho fatto quello proprio, certo, di leva. Certo. E poi ci siamo trovati davanti a un bivio e mio padre e papà mi disse: guarda, mi dispiace che parti, però mi dispiace ancora di più se rimani qui a Pescara. Quindi ci teneva moltissimo che io andassi fuori, sia per le lingue ma sia per un profilo professionale. E quindi per circa 6-7 anni mi sono fatto varie strutture, Francia, Spagna, Inghilterra. Era bravo però, papà. Sì, diciamo che non c'era molta possibilità di scegliere, cioè non è che si poteva dire: guarda, oddio, mo non voglio andare, che erano già pronte nei mezzi di assalto. In un'epoca anche quella dove il cuoco era cuoco, non era chef, e dove non presidiava tutte le trasmissioni televisive, lui ha visto anche lì. E dove non c'era FaceTime per vedere, quindi... Sempre lui, il diciamo coin da inserire. Il precursore del MasterChef che c'è oggi. Quindi poi sono, diciamo, per purtroppo l'incidente che ha avuto papà, sono dovuto tornare. E poi a Porta Nuova, come molti sanno, ho costruito un'identità con mia moglie. E adesso, diciamo, grazie all'opportunità che ci ha dato lei, della struttura sul mare Montesilvano, ci siamo trasferiti. E siccome... diciamo il mare, quest'estate il tramite un'amicizia praticamente, diciamo, ci hanno aperto questa gestione, sì, sul mare, il posto è piaciuto a tutti quanti. L'estate sembra come se papà dall'altro ci avesse visto, ci ha regalato un'estate di 8 mesi, quindi quasi come il Kenya, perché fino a ottobre siamo stati lì con le canoe e i braccioli dei chignoti. Siamo stati lì e quindi poi ci era rimasto solo anche adesso, quindi sono lì. Quindi è confermato per un altro anno la gestione. Sì, ma anche tutto l'inverno. Sì, noi siamo aperti tutto l'inverno. Tutto l'inverno. Sì, e siamo lì. E quindi siamo contenti. Mia moglie tra pochissimo diventerà anche sommelier professionista. Va bene. Siamo contenti, abbiamo, diciamo, scosso e solleticato anche molte guide nazionali che ci riconoscono, quindi proseguiamo per la nostra amata città. Lo Fantastico. Dobbiamo anche perché papà ci ha tenuto tanto, a volte troppo, mettendoci noi in secondo piano rispetto alla città, sempre a fine, diciamo, non di lucro.
diciamo così. Diciamo anche questo. Ma la gente ti riconosce un po' come figlio di Eriberto? O... Sì, ancora molti. Ancora sì. Molti, io non sono ancora nessuno. Nel senso che ci chiamano ancora. Andiamo a mangiare molte persone me lo da dicono. Luca o andiamo a mangiare dal figlio di Eriberto? C'è ancora molta gente che mi chiama come figlio di Eriberto. Vabbè, ma è bellissima questa diciamo cosa. Diciamo che più la generazione, anche un po', diciamo, i giovani, che magari Eriberto. I giovani, quei coetanei miei, nel senso, non coetanei miei, no, diciamo, i ventenni di adesso, sentire parlare di Eriberto è solo un ricordo, magari qualcuno non l'ha visto nemmeno, quindi. Certo. Forse qualche ventenne. Poi c'è quella bellissima foto sulla passeggiata, sì. Che per me è meravigliosa. Sì. Che, con la conchiglia, esatto, che con secondo me non, anche chi non l'ha mai conosciuto lo vede in quella foto che hanno messo sul libro la Fondazione Abruzzo, esatto. Ha pensato di dedicargli questo l'uomo che parlava al mare, sì. Bellissimo, diciamo che è un ricordo molto bello, che poi dopo mettere vedi. Bellissimo. Ci vorrebbe un'enciclopedia per raccontare papà. Non qui non sembra, così. Ma questa foto è stata fatta nel primo pomeriggio, sì. Perché venne un nostro fotografo, Giampiero Lattanzio, al quale saluto, sì. Che è stato sempre molto vicino a prescindere dai suoi operati, e sicuramente si era dimenticato mio padre che sarebbe venuto a prenderlo, perché questa fa parte di una campagna pubblicitaria che avevano chiesto di farci. E papà si svegliò praticamente d'assalto, quindi senza pettinarsi, è andato così come lo vede nello studio, quindi così come in foto, non è che si è messo la canottiera e si è spogliato là, è una foto casco e pareo naturale al massimo. Voglio raccontare questa, doveva andarsi a fare una piccola operazione, l'ho accompagnato all'ospedale, ho detto no io vado col motorino, parcheggio il motorino sul retro dell'ospedale, dopo 4-5 ore io vado verso lo stabilimento, incontro lui a petto nudo sul motorino e gli ho detto: ma scusa papà, ti devi operare? Ma domani mi opero domani, adesso io non potevo stare là dentro all'ospedale aspettare che mi fanno, sto a farlo. E poi lui stava in giro con petto nudo col motorino, è uscito dall'ospedale. Se ne potrebbero raccontare tantissime di follie, di cose che... Questo progetto che aveva di questa isola, cosa sì, è il progetto dell'isola. Non l'avete mai io pensato credo che figli di portare avanti. Allora, innanzitutto sua è un progetto idea. Talmente importante sotto tutti i punti di vista economico, soprattutto economico. Cioè, ci vuole una forza economica incredibile. Chef, poi finanzi tu, no? È un progetto secondo me. Che si presta in una località dove è estate 9 mesi, se non 12 mesi l'anno. Le Canarie. Perché comunque è un progetto che è in acqua, per cui il logorio di 9 mesi d'inverno, invernale, anche se adesso voglio dire ci stiamo avvicinando sempre più alle temperature, tropicale. È un clima tropicale, però lui avrebbe dovuto spostare questo progetto fuori, non qui. Il progetto? Diciamo anche che se dovesse averlo dovuto fare nostro padre di notte, come tante altre cose che ha fatto, sì. E quindi uno magari la mattina se lo trova là. Il campo da tennis, il terzo, l'ha fatto di notte perché non gli davano i permessi, quindi il terzo campo da tennis. Oggi c'è un iter talmente burocratico che l'usura del mare lavora prima della burocrazia, quindi no. Tanto per il progetto prevedeva un pontile e un che isolo. Andava a finire fino al canale degli Scogli. A una piattaforma. Poi da lì, diceva lui, mi ricordo proprio queste parole, anche perché sono stato anche presente io, c'era un otto, lui aveva fatto realizzare un otto, diciamo due O con una piccola
un piccolo restringimento al centro dove prevedevano, diciamo, bar, discoteca, tutto a scopo di intrattenimento. Discoteca, bar, l'attracco per le barche, l'eliporto. C'erano due trabocchi davanti. Due trabocchi dove attraccare con i gommoni. E un orologio come esisteva quando ero piccola io a Piazza Salotto, una aiuola, no? Esatto. Una grande aiuola con l'orologio. Fatta coi fiori? Sì, sì. Ma c'è ancora, è più piccola. Ma una volta più grande. Sì. E io me lo ricordo, tant'è vero, andammo anche a Milano, alla BIT di Milano, a presentarlo con l'amministrazione passata di Montesilvano. Proprio papà era proprio un bambino, cioè era diventato talmente tenero che era lo inseguiva questo progetto come un giocattolo, come la notte della Befana, che uno va a trovare la calza. Ripeto, sempre per lasciare, diciamo, diceva sempre lui, l'ultimo segno, diciamo, alla città. Ma secondo voi, se non capitava l'incidente, l'avrebbe realizzato questo sogno? Lui continuava a rincorrerlo, anche attraverso, cioè andando dagli amici facoltosi che potevano aiutarlo insomma. Voi non l'avete mai pensato, però, come figli, di dire in omaggio a papà proviamo a completare questo progetto? Queste sono cose uniche che solo lui poteva fare, quindi lasciamo questo ricordo di questa cosa, che cioè l'energia e la determinazione, il coinvolgimento, il convincimento che lui dava anche alle persone, ai politici, ai suoi amici, solo lui ce l'aveva. Perché qui stiamo parlando già di quasi 10 anni fa. 10 anni fa. Papà è mancato nel 2008. Sì, sì, 2007, il primo settembre del 2007 ci fu l'incidente e dopo un anno e due mesi, ottobre del 2008, ci ha lasciato. Incidente che in moto. Stupido proprio, lui a piedi, un motorino ha travolto. E quindi questo è quanto. Però anche lì, insomma, una bella mente veloce, pensare insomma a una struttura del genere in Adriatico, senso che poi comunque con un mare avverso, fondali bassi, Dubai dove hanno costruito dopo, anche per assurdo, i fondali sono già diversi lì. Anni fa, forse 20-30 anni fa, si era messo in mente di prendere una piattaforma in disuso e posizionarla di fronte allo stabilimento a 2-3 miglia e farci un casino. Aveva pensato anche questa cosa. Sì. E lui era piccolissimo, magari non se lo ricorda. Io addirittura un casino. Sì. Faceva da spola. Voglio ricordare. Aveva pensato anche questa cosa. Poi metterci anche i campi da tennis, ristorante, tutti gli accessori. Una città nel mare. Sì. Anche quello fu bocciato, ovviamente, come pro. Sì, volevo ricordare una cosa un po' meno, diciamo, megalomane. Lui aveva sempre pensato che Pescara cercava sempre un po' di aggiustarla, sempre perché comunque percepiva in un certo senso quelle che erano le pecche delle criticità della città. Quindi un giorno abbiamo deciso di fare due bungalow, che poi avevo capito che ci andava il letto e la vasca idromassaggio. Quindi le famose cabine da mare, rivisitate in moduli abitativi che potevano essere uno convertiti in degli ambienti rendendo gli stabilimenti un po' più chic e anche offrendo maggiori servizi, due compensando l'ospitalità bellissimi alberghiera di Pescara che non abbiamo ancora, che noi purtroppo in una città come Pescara non ancora ci sono. Perché quelli vedi, che ci sono. Pescara, città che io amo, ho scelto di vivere. E quando io manco da Pescara più di un mese, molti hanno deciso, sono venuti e hanno deciso più di magari di qualche giorno, sento veramente il desiderio di tornarci. E non è una città di mare, ma una città con il mare, perché la città di mare è una città che vive principalmente il mare. È vero. Noi non viviamo il mare come altre città. Io ho lavorato a Genova, sono stato a Genova qualche tempo per lavoro. Quella è una città di mare, nel senso che il lavoro, tutta la città converte sul mare.
Pescara è una città dove il mare, e speriamo invece che riprenda come deve riprendere la parte portuale, al di là della piccola zona portuale, sono spiagge dove ci si vede sotto le palme, tra amici, è vissuto poco il mare, pur essendo stato per tanti anni il secondo porto più grande di pescato d'Italia. Quindi, ma io spero veramente che si risolva anche il problema della diga foranea, che lui, papà, aveva detto di non costruire, aveva, prima che facessero, e infatti è stato veramente un problema che purtroppo ci trascinava avanti, ma che adesso speriamo sia conclusione. Anche perché non è il Po che è libero, ci sono le canne, cioè è tutto industrializzato. Ah certo, certo. Quindi. Sì, sì. Senti, invece Riberta, ti chiamerò così da oggi. Ah sì, vabbè, un nome. Beh, certo. Tu invece lavori a Radio Parsifal. Sì. Che ha appena finito 40 anni, esatto. Ha avuto come ospite Luciano, sì. La radio più ascoltata che c'è in Abruzzo. Sì. Sono 27 anni, dal 1990, che lavoro con loro ed è per me ormai una famiglia, cioè la mia seconda famiglia. E sia Luciano, la moglie, i figli e tutto lo staff. Si sente che stai a casa, ecco. Non me ne sono mai voluta andare, a parte che il lavoro è stato un caso. Ascoltavo la radio con un mio cugino che mi fece sentire questa nuova frequenza che aveva acquistato Luciano Marrone, che era Radio California, e dove trasmettevano negli anni 90 tutta musica anni 60. E un giorno ho preso il telefono e ho detto: richiedo una canzone. E quel giorno segnò il mio destino. Mi ha risposto lui e mi ha detto: ma hai una bella voce, ma non ti piacerebbe lavorare qui in radio? Ho detto: no, che non so fare niente. Non poteva chiederti cosa migliore. E quindi sono andata, il giorno dopo ho iniziato a lavorare e non me ne sono andata più. Bella esperienza, sono cresciuta. Radio fissa, è stata. Possiamo cambiare anche per vedere se esiste ancora qualche radio. Invece noi sulla smart sempre. Quello anch'io, perché sì, ho un contratto anch'io. No, scherzo, però. Proprio. A volte la spiego. È stata. Ma io la basso. Sono orgogliosa di aver vissuto anche, tra l'altro, tutta l'evoluzione della radio, da che mettevamo i dischi manualmente e poi computer, tutta la programmazione attraverso Ma io ho detto a Luciano che io ho un segno nel cassetto, quello di fare un programma in radio di notte, ecco. E lui mi ha promesso che me lo farà fare di notte. Quindi, ma io adoro la radio notturna, quindi, perché per me la radio è la notte. E quindi io vorrei fare un programma di notte, sì sì, assolutamente, è un sogno che Luciano conterà, dire di sì. Non potrà dirmi di no. E quindi, ragazzi, grazie, vi dico grazie. Ragazzi, grazie. Vi dico io grazie a voi. Abbiamo uno sfondo, secondo me, più quasi rappresentativo. E guarda, questo è uno sfondo che ho fatto fare io. Più rappresentativa, ma per noi no. Oh, questo è lo sfondo che c'è in tutte le puntate, anche cioè. Perché costa tantissimo, l'ho fatto uno e guai chi lo no, tocca. No, perché c'è la foto più rappresentativa di nostro padre, che è proprio, diciamo, con la torre del comune, che tuttora c'è, è il comune. Sì. Beh. E guarda caso, c'è una bella differenza. C'è proprio lei sotto la torre che si vabbè. Vorrebbe buttare. Ma io non ce l'ho. Il prossimo turpo lo faccio io. Ragazzi, grazie. Grazie a voi. Abbiamo dedicato questa puntata. Grazie per questo ricordo. Alla vostra famiglia, papà. A questo ricordo di questa persona straordinaria. Verremo tutti a mangiare da te. Quando volete. Passion, Sì. Si chiama Passion. Passion, sì. Passion, e senti, dimmi il tuo piatto preferito. Cosa. Se mi devi convincere che è il più buono ristorante di pesce, cosa mi fai mangiare? Salutiamo anche Piera, mia moglie. Che è vero. Però mi devi dire che piatto mi fai mangiare. Se mangi il crudo, ti faccio mangiare un po' di crudo, come materia prima. Però perché se lì non faccio niente, fare un primo.
Guarda, attualmente abbiamo un tortello di ricotta di bufala con spuma di pomodoro secco e delle alghe wakame, che sono delle alghe molto croccanti. Un po' particolare, ma facciamo mi hai convinto. Anche lo spaghettone. Grazie. Grazie. Un piacere. Anche questa puntata di Riconosciamoli è terminata con il mio amico cantante Andrea Del Rosso. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci a tutti. E se non ti avessi amato mai, adesso non saresti qui, ma non mi chiedere perché, adesso è qui, amami. E io mai mi abituerò alla tua voce di tuoi addì, contro la nostra volontà, adesso è subito amami. Amami. Senza ragione né pietà, semplicemente così. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it